Con un primo segnale incoraggiante da parte dei mercati, il nuovo premier conservatore britannico Rishi Sunak si impegna a far passare l'idea di uno sforzo per la governabilità. Lui, terzo capo di governo in 3 mesi, ha il compito difficile di gestire le conseguenze pesanti della Brexit, a cominciare dalla crisi economica e dall'inflazione. La stabilità economica e la fiducia saranno al centro dell'agenda del governo. Questo vuol dire che ci saranno decisioni difficili. Sunak, milionario e conservatore, è il primo non bianco ad arrivare alla guida del governo in tutta la storia britannica e questo aggiunge alla vicenda un'appendice che verrà considerata storica. Ma a giudicare dalle prime reazioni dall'estero ci si attende che le turbulenze politiche siano finite. Per Emmanuel Macron, con Sunak si dovranno affrontare le sfide del momento, mentre il presidente ucraino Zelensky auspica continuità nel generoso sostegno in armi e personale da parte di Londra. Anche il premier scozzese Nicola Sturgeon manifesta interesse per il nuovo premier, specie dopo il passaggio di Liz Truss, che nei 44 giorni di governo non gli ha nemmeno parlato. Ora gli occhi sono puntati sulla squadra dell'esecutivo messa a punto dall'ex ministro delle finanze, interessato a dare all'esterno l'immagine di un team competente ed esperto, forse per correggere l'immagine piuttosto approssimativa offerta dai leaders finora al potere.